Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del NIM e di come andarlo ad utilizzare nell'agricoltura, visto che è un prodotto biologico. Ce ne sono due versioni, questo qua che è idrosolubile, quindi possiamo già prenderlo, metterlo nella nostra pompa e nebulizzarlo sulle nostre piante, invece quest'altro che è un olio 100%, quindi è proprio olio, e che occorre invece andarlo a solubilizzare, quindi andremo a vedere qualche trucchetto per solubilizzarlo, altrimenti il NIM noi non lo diamo. Rimanete incollati al video perché è molto molto importante e particolare. Se durante le riprese vedete questa boccettina con scritto erboristeria, non vi preoccupate, dentro c'è l'olio di NIM, quella d'uso agricolo. Lo utilizzo perché c'ha questa pipetta dosatrice che è molto comoda. Una raccomandazione, l'olio di NIM, non quello che si prende in erboristeria, perché quello ha un principio attivo molto molto blando e poi non è riconosciuto biologico perché non ha un brevetto, mentre dovete utilizzare quello d'agricoltura biologica, mi raccomando, è molto importante. Ma che cos'è, diciamo, l'olio di NIM? L'olio di NIM non è altro che un estratto a freddo di un seme di una pianta. E quest'olio contiene proprio un principio attivo, la zadiractina, che è un ottimo insetticida innanzitutto per ingestione, quindi l'insetto come lo ingerisce viene eliminato, e poi anche per contatto, e c'è un fatto molto particolare. L'olio di NIM è traslaminare, quindi riesce proprio ad entrare nella lamina della foglia della pianta e quindi uccidere gli insetti anche che stanno tra le lamine, che vivono tra le lamine, quindi quelle maledette minatrici. È chiaramente un insetticida a largo spettro, quindi quello che colpisce uccide, e per questo occorre sempre fare massima attenzione e essere consapevoli dell'utilizzo. Può essere utilizzato contro gli apidi, le cimici, la psilla, la mosca bianca, insomma un sacco di insetti che vi sto mettendo qua in elenco. Può essere dato su moltissime colture, poche ci sono quelle fitotossiche a questo prodotto, a quest'olio. Sono alcune cultivar di pero, di melo ed alcune, diciamo, piante ornamentali. In fondo al video vi allego un elenco di queste piante a cui bisogna fare attenzione a trattarli. Ma sempre e comunque noi dobbiamo fare prima un trattamento preventivo su una sola porzione di pianta o su un solo ortaggio, a notarne gli effetti fitotossici, e solo dopo 24 ore, se tutte le cose vanno bene, possiamo andare a nebulizzare il prodotto senza nessun problema. È un prodotto che è miscelabile con le piretrine, quindi con il nostro pireto, e è un prodotto che è miscelabile con i saponi, quindi ragazzi, questa è la prima cosa fondamentale, fare proprio una soluzione olio e sapone in modo da renderlo miscibile all'acqua, perché così l'olio puro 100% non si miscela in acqua. E parliamo delle percentuali, delle dosi dell'olio di NIM. Intanto nel sottofondo abbiamo una bella cicala che ci fa ricordare il caldo di questi giorni. Allora, scherzi a parte, l'olio di NIM, le dosi, le percentuali variano molto, variano in base al tipo di estrazione che viene fatta di questa drupa, quindi in base alla percentuale che conterrà come principio attivo quest'olio, che è la azadiractina, è una parola un po' complicata ma ce l'ho fatta a dirla, le dosi possono variare. Quindi mi raccomando, andate sempre a guardare nelle vostre confezioni il dosaggio. Ad esempio in questo qua già preformulato, che vuol dire preformulato, già che è idrosolubile, quindi prendiamolo, mettiamo nella nostra pompa, nel nostro nebulizzatore, e lo possiamo dare. Le dosi sono da 20 a 30 ml per ogni litro di prodotto. Molto più semplice invece è andare a dosare l'olio puro 100%, di questo ce ne va l'1%, che vuol dire che ce ne va un litro su 100 litri, quindi se dobbiamo fare un litro di soluzione ce ne andranno 10 ml, però non possiamo metterlo così tal quale nell'acqua, questo è olio, l'acqua è acqua, l'olio nell'acqua non si miscela e quindi non faremo un bel niente. Tanto è vero che ho visto vari video sul web che consigliano di prendere quest'olio, lo mettono tranquillamente nella pompa, girano sperando che si solubilizzino e poi vi fanno vedere che si trattano
le piante contro gli insetti, neanche per nulla, vi fanno fare due danni praticamente. Perché facciamo proprio un esempio in diretta: se io prendo questo bicchierino, ci metto un goccetto di acqua, guardate quanto è semplice, eccola qua, ci metto poi un po' di olio di neem, basta solamente un po', tanto per farvi vedere l'esempio, e se io vado a girare, posso girare quanto voglio, come mi fermo, il risultato è questo: l'olio si separa. È chiaro, lo sa anche un bambino che l'olio galleggia. Quindi perché vi dico che dovete stare attenti a quello che viene proposto sul web, e perché vi dico che in questo modo fate due danni, perché chiaramente facciamo finta che questa sia la vostra pompa o il vostro nebulizzatore, il pescaggio è verso il basso, quindi iniziate a dare il prodotto, pescate dal basso e date sulle piante acqua fresca praticamente, quindi anzi gli insetti con questa doccia, con questo caldo vi ringrazieranno anche. Poi quando alla fine l'acqua verrà tutta consumata e l'olio in superficie va sul fondo, viene pescato, viene distribuito su quelle poche piante da difendere, e date a quel punto olio puro al 100% sulle piante, quindi avrete sicuramente fitotossicità della pianta. E il secondo problema è che voi non avrete più il periodo di carenza, il tempo di carenza per andare a raccogliere un frutto. Tempo di carenza è proprio quel periodo che passa tra il trattamento e la raccolta del frutto. Perché? Perché dando questo prodotto puro al 100% su un frutto non sappiamo quando andarlo a raccogliere. Quindi il mio consiglio, ragazzi, è sempre massimo spirito di osservazione e critica sui video, ok? Vediamo adesso come si fa in modo corretto. Adesso vediamo il procedimento di come si fa per filo e per segno per nebulizzarlo, quindi renderlo solubile. Allora facciamo un esempio, facciamo che dobbiamo fare un litro di prodotto, quindi ci occorrerà un quantitativo di 10 ml del nostro olio puro 100% di neem e lo 0,3% di questo sapone molle potassico, quindi 3 grammi su un litro. Possiamo utilizzare questo o i flaconi, quelli già dedicati all'agricoltura bio, che è un sapone potassico liquido. Possiamo anche eventualmente utilizzare questo qua puro di Marsiglia raddoppiato, quindi diventerà lo 0,6%, quindi 6 grammi su un litro di questi saponi. Ieri o l'altro ieri vi ho già messo il video di cosa sono e cosa fanno, quindi andatevi un attimino a riguardare quel video. Come si fa? Dobbiamo fare questo benedetto litro. Prendo circa il 10% dell'acqua totale da nebulizzare, quindi 100 ml, eccola qua, me la metto in un bicchiere o in un barattolo, la scaldo un po', se sono diciamo in quei periodi freddi adesso va bene, la scaldo circa a 40 gradi e ci metterò questi 3 grammi di sapone o questi 6 grammi qua. Siccome io utilizzo per adesso questo, metterò questi 6 grammi. 6 grammi precisi. Ora vado a miscelare ben bene questo mio sapone nell'acqua. Una volta che ho ben sciolto il mio sapone nell'acqua, ci vado ad aggiungere i miei 10 ml di olio di neem e nel frattempo comunque vado sempre a mescolare in questo modo qua. Tanto ho la bilancia che mi fa da riferimento, ogni pipettata io di queste qua sa che mi va circa 1 ml dentro, e quindi farò 10 pipettate e intanto mescolo. Ecco qua, 10 grammi. Finisco di mescolare. Come vedete si è formata proprio, mi metto in questa posizione che la potete vedere anche bene voi, una soluzione abbastanza stabile di un colore bianchiccio. Adesso questa che è la soluzione concentrata, eccola qua, la vedete, un po' schiumosa perché chiaramente c'è il sapone, ma è solubilizzata in modo perfetto, e la andiamo a mettere all'interno della nostra pompa e continueremo a girarla, nostra nebulizzatore nella nostra pompa.
Quindi, oltre che aver solubilizzato l'olio di neem, altrimenti sarebbe stato impossibile darlo, abbiamo anche potenziato la sua efficacia, perché mettendoci il sapone di Marsiglia, che con questo 0,3%, oltre ad avere un effetto leggermente insetticida, ma dà un effetto adesivante sulle foglie, quindi in tutti quei casi dove abbiamo noi la minatrice sulle foglie, quindi il neem deve fare l'effetto traslaminare, ossia deve proprio avere il tempo di permanere sulla foglia, con questo sapone lo facciamo, quindi abbiamo fatto proprio una bella cosa. I trattamenti, ragazzi, si fanno sempre in tarda serata, quando il sole oramai è calato, perché il neem è un prodotto che è termosensibile, quindi in serata non ci sarà più il sole, il caldo è proprio diminuito, e se ci sono dei fiorellini aperti sulle nostre piante, gli insetti impollinatori, essendo in tarda serata, non girano, quindi neanche li andremo a colpire. Mi raccomando, come vi ho detto prima, fate sempre delle prove sull'effetto fitotossicità su una porzione di pianta o su pochi ortaggi. Annotate negli effetti. Dopo 24 ore, se non vedete nulla, allora potete andare a trattare tranquillamente i vostri frutteti o ortaggi. In caso di bisogno di ripetere i trattamenti con l'olio di neem, lo dovremo fare solamente dopo 7 giorni il primo trattamento. Massimo dei trattamenti sono 3, quindi primo 7, il secondo 7, il terzo 7, sono passati circa 20 giorni, non possiamo più trattare, dobbiamo aspettare almeno 20-30 giorni prima di ridare di nuovo trattamenti alla nostra pianta, altrimenti la mandiamo in fitotossicità. I tempi di carenza o il periodo di rispetto, comunque quel tempo che va dal momento che noi abbiamo trattato prima di andare a raccogliere il nostro frutto, sono 3 giorni per tutti, eccezion fatta per i frutti a guscio, quindi le noci, le nocciole, le mandorle. Per quelli dobbiamo aspettare invece 7 giorni prima di raccoglierli. Il neem poi non è miscibile con soluzioni troppo acide né con le soluzioni rameiche, quindi se dobbiamo fare ad esempio una poltiglia bordolese non ci possiamo aggiungere il neem. Concludo qui, ragazzi, questo video. Intanto vi state vedendo un po' le piante, l'elenco delle piante che possono essere fitotossiche a questo prodotto. Vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi sempre a questo nuovo canale, attivate anche la campanellina così tutti i nuovi video che carico vi arriveranno e non perdiamo quindi nessun video. Vi saluto per adesso, vi ringrazio, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link di altri video interessanti. Ciao ragazzi, ciao!